Buongiorno dal Touch per la rassegna stampa, la prima del Roma nel dettaglio. Due notizie, il caro vacanze che frena il turismo, Napoli regge ma accusa il colpo, meno giorni di pernottamento, addio last minute e poi la cronaca, il fuggitivo in trappola, preso il re delle rapine Gennaro Gennarelli, sparito dal 24 luglio scorso, era nelle Marche. PNRR, così Napoli perde 825 milioni dopo le modifiche del governo, troppi aerei sulla città, chiesto un incontro, nessun quartiere è esente. Spia la figlia gay con una webcam, denunciato padre adottivo. In alto lo sport, Napoli, Zielinski verso l'addio, ma ADL vuole trattenere Osimhen, gli arabi vogliono il polacco e il nigeriano con offerte importanti. Un'estate con più spine che rose e speriamo in un autunno vincente. L'editoriale di Salvatore Cagliazza nella sezione sport. La porta da contiguo ai contini a imprenditore sull'isola di Corfù e caccia ai complici del sessantenne preso venerdì. Le pagine interne, il PNRR Napoli in ginocchio con i tagli. La città metropolitana perderebbe 825 milioni con le modifiche al piano. L'allarme dell'ANCI a subire le maggiori penalizzazioni i comuni e gli enti locali. Il governo presenta la proposta di modifica alla Commissione dell'Unione Europea. Sono 144 gli investimenti da rivedere. Fitto incontra le regioni e torna a rassicurare, non ci saranno definanziamenti. Il PD all'attacco. Così si mettono a rischio tantissimi progetti. Gli esponenti Democrat in Campania ce ne sono per oltre 11 miliardi dal governo scelta folle e ora serve un'operazione verità. Stanzione, unire l'utilizzo delle risorse con i vantaggi delle ZES, il presidente di Mezzogiorno Mediterraneo, EUMED, allargare le zone economiche speciali all'intero bacino del Mediterraneo. Caro vacanze, turismo in calo. Effetto dell'inflazione, Napoli regge ma vede diminuire i tempi di permanenza. Il governo prepara pacchetti per il rilancio. Il webinar, sbagliato considerare le ferie un lusso, i costi scoraggiano portando a considerare i viaggi relax come superflui. Addio ai voli low cost e a last minute comincia l'era delle prenotazioni a lungo termine generata dagli aumenti dei viaggi. Il via libera ai decreti omnibus, governo, la stretta per i piromani, intercettazioni più estese, stop all'isolamento dei positivi al Covid, il via libera ai provvedimenti sulle licenze dei taxi e stop agli algoritmi che innalzano il costo dei voli. Strage di Bologna, De Angelis, mi scuso per le mie parole, dopo la bufera per il post sull'innocenza degli ex NAR arriva il dietro front, ma le opposizioni ribadiscono vada via. PD al lavoro per congresso campano, Misiani, stiamo cercando le condizioni politiche e non solo organizzative. Piazza Affari apre la settimana in calo, giù anche tutte le altre borse europee, lo spread chiude a 166 punti. Ancora raid russi sull'Ucraina ed Erdogan tenta la mediazione. Il presidente turco vuole proporre a Putin la ripresa dei colloqui di pace per il cessate il fuoco anticipato. Da Castel Volturno, piante dosi, ecco il piano sicurezza. Il ministro dell'interno più attenzione su immobili abusivi e immigrazione irregolare. Complessivamente arriveranno 80 unità di forze dell'ordine nel territorio casertano. Per strada con il feto morto in un sacchetto, fermata per infanticidio, la quarantenne era stata ritrovata a Casal di Principe in stato confusionale, avrebbe assunto compresse per abortire. In carcere dopo permesso premio ma con droga, l'uomo è detenuto a Carinola, l'USPP, ormai la situazione è di estrema criticità. Ruffino si indaga per istigazione al suicidio, a Milano tra oggi e domani l'autopsia, ma l'uomo non soffriva di gravi patologie. Luca Ruffino, presidente di Visibilia Editore, che si è tolto la vita nella notte tra sabato e domenica con un colpo di pistola. Inoltre, da Cervinara, rave sgomberato, feriti due agenti. Un'auto sperona la pattuglia, i poliziotti ricoverati al rumo di Benevento con contusioni. In 500, in località Mafariello, per tre giorni di musica, poi la gente chiede alla polizia di intervenire.
a Sant'Agata dei Goti, ultimo ciak per Asia Argento a Benevento, l'attrice impegnata nel film Qui staremo benissimo di Giordano. Calabritto, l'ultimo commosso saluto a Mariano, precipitato con il furgoncino e il talentuoso pizzaiolo ambulante. Amalfi, metro bloccato, bus in tilt, turisti a piedi, sindacati chiedono vertici al prefetto, le minoranze criticano il governatore De Luca e Cascone. Il mare grosso mette a nudo le carenze del sistema trasporti su gomma al servizio della costiera amalfitana. Da Benevento, dopo topi e cinghiali, le volpi, un condominio di Via Rossi visitato più volte. A Castellabate, tartaruga sceglie il Cilento per il nido, la spiaggia di Santa Maria prediletta dall'animale marino. Aerei, ora il sindaco convochi un tavolo. Smog e rumore, il comitato San Martino ricorda che sono decenni che si parla di questo problema, Muscarà, nessun quartiere è esente. L'associazione tutela legale taxi diventa nazionale, categoria unita da Milano a Roma, passando per Firenze e Napoli, mettono in campo azioni unitarie. Aggressioni, si svuotano i pronto soccorso. Il presidente Zuccarelli incontra il prefetto Palomba. Le strutture sanitarie sono sempre più in difficoltà. Chiesta l'identificazione obbligatoria all'ingresso e la costituzione di parte civile nei procedimenti. La piazza Municipio Cosenza, da oggi pienamente operative anche con la nuova cartellonistica, aperte tutte le uscite pedonali del sottopasso. La BCC sceglie il profitto moderato e vince su tutti i fronti, approvata dal Consiglio di Amministrazione. Camorra, ecco la doppia vita di La Porta. Da cassiere dei Contini a imprenditore a Corfù, ma l'opera di grecizzazione è fallita e caccia ai complici del sessantenne sull'isola greca dopo che venerdì scorso era stato arrestato. L'uomo era ricercato per un cumulo di pena di 14 anni e 4 mesi. Secondo gli investigatori, unitamente a Ettore Bosti ed Enrico Kaiser, partecipava attivamente al sodalizio criminale dedito da anni alla sistematica evasione e frode fiscale e alle truffe a danno di fornitori esteri. Spia, la figlia adottiva in webcam, denunciato. Dopo che la ragazza gli aveva rivelato di essere omosessuale, l'uomo voleva controllarla attraverso identità fittizie. Il calcio, Zielinski, l'addio ad un passo, ma De Laurentiis alza il muro sulla cessione di Osimhen. Assalto degli arabi che vogliono sia il polacco che il nigeriano. La moglie di Piotr reposta un messaggio di un tifoso azzurro rivolto a suo marito. Non ero pronto a salutarti. Per il nigeriano il presidente non vuole trattare. Victor torna a disposizione, primo allenamento per Nathan, col gruppo anche Zielinski e Gollini. Ed è ufficiale, Nathan è un nuovo giocatore del Napoli. La società azzurra ha depositato il contratto per il brasiliano, trasferimento a titolo definitivo. Anguissa corsa contro il tempo, Garcia spera di averlo alla prima giornata, Zambo ha subito una distrazione del soleo. Zanoli, il ragazzo prodigio che vuole giocare col Genoa, il terzino cerca spazio col Grifone. E poi sono gli ultimi giorni di ritiro in Abruzzo, venerdì il test con il Limassol. Sabato mattina il rompete le righe, ad una settimana praticamente dall'esordio in campionato. La Repubblica, Meloni fa muro, scontro sulla strage di Bologna, Fratelli d'Italia difende De Angelis per le parole sulla bomba del 2 agosto, la richiesta di sue dimissioni è sovietica, ma Forza Italia si dissocia, lui per ora resta alla Regione Lazio e fa un mezzo passo indietro, chiedo scusa a chi ho offeso, ma penso ciò che ho detto. Il governo si piega ai tassisti, sulle licenze decideranno i comuni. Il flop delle nuove norme, benzina, inutili cartelli anti-rincari, prezzi che continuano ad aumentare. Le scuse di De Angelis, la difesa di Fratelli d'Italia e Rocca. Giorgia però è delusa. Il parziale dietrofront del responsabile della comunicazione della Regione Lazio su Facebook. La cena in serata col governatore, il partito respinge l'ipotesi di missioni, definendola una richiesta sovietica. Il depistatore Tedeschi e quegli incontri ripetuti con Cossiga al Quirinale, i colloqui dell'ex MSI nel diario di Ortona, portavoce del Colle, lui è sempre più soddisfatto. La fuga di Meloni che tace sul caso e non si lura l'amico, ma Forza Italia si dissocia. Il retroscena. Le reazioni, Francesco Lollobrigida
Non abbiamo parlato in Consiglio dei Ministri del caso che ha coinvolto il portavoce della Regione Lazio De Angelis. Andrea Orlando, voce dal Se è fuggita, le parole di De Angelis esplicitano quello che molti pensano nella destra e in Fratelli d'Italia sulla strage di Bologna. Onore a Marcello, l'ultradestra esulta per il suo camerata, il revisionismo sul 2 agosto rianima le formazioni estremiste da Forza Nuova a Casa Pound, a De Angelis il nostro rispetto. E verso l'Europea le mano in lista, ecco l'opa della Lega sugli scontenti di Fratelli d'Italia. Il suo primo meeting ha raccolto 38 sigle di area in dissenso con la leader Meloni. Dietro fronte del governo sui taxi, abbiamo accolto le loro richieste, salta il cumulo delle licenze che era nella prima bozza della riforma, resta la possibilità di aumentarle del 20%, ma decideranno i comuni. I sindacati di categoria, dopo la minaccia di sciopero, aprono, è un buon primo passo. E vincono le auto bianche, l'ultima lobby che resiste a tutte le stagioni. Bersani, poi Draghi, nessun tentativo di smantellare il monopolio ha funzionato e le città restano scoperte. Dossier sia al decreto col superbonus e la tassa sugli extra profitti. Spunta un prelievo sugli utili delle banche per finanziare il taglio del cuneo. Tante misure, il Quirinale aveva una linea diversa. La proroga al 110% per le villette, fondo anti-rincari, i bonus e poi aerei, voli per le isole, stoppa l'algoritmo che gonfia i prezzi. La pesca, parte la lotta al granchio blu, killer di vongole. Tema giustizia, intercettazioni estese anche al traffico di rifiuti. Ponte sullo Stretto, eliminato il tetto di 240.000 euro per gli esperti. E in aggiunta il credito, il 40% dei profitti del 2022 e 2023 per mutui e cuneo. L'impatto del caldo, 1.500 morti in più nel sud a luglio, ma il nord si salva. I dati sull'ondata di afa che ha investito l'Italia nel settentrione, assistenza migliore. Il report del Ministero della Salute mette in luce il divario tra le regioni. Nel meridione e nell'area centrale del paese le alte temperature hanno provocato un aumento delle vittime. Il record a Reggio Calabria, gli anziani vanno protetti. Filippo Anelli, il medico, nel mezzogiorno molti tagli alla sanità, i fragili penalizzati. Serena Giacomini, la climatologa, per salvare vite serve una strategia e la prevenzione. Mistero sul suicidio del socio di Sant'Anchè e Visibilia perde il 30%. L'imprenditore Ruffino lascia 6 biglietti, chiedo perdono. La procura di Milano non esclude nessuna pista sui motivi del gesto. Gli inquirenti escludono che soffrisse di patologie gravi e acquisiscono l'ultima intervista. Addio a Tronti, l'eretico di sinistra che raccontò la classe operaia. Il filosofo scomparso a 92 anni, è stato un teorico dell'operaismo, ha militato nel Partito Comunista Italiano ed è stato parlamentare. Andiamo anche con le pagine riferite alla Regione, Repubblica Napoli, la foto, Posillipo, noi tra sporcizia, erbacce e transenne dal Parco Virgiliano SOS dei residenti. Aerei rumorosi, Gesac a Manfredi, non c'è pericolo, si genera allarme. La società di gestione dell'aeroporto di Capodichino replica al sindaco, sconcerto e preoccupazione per quelle parole, il 98% delle compagnie rispetta le procedure, ma il PD subito, gli ultimi dati ARPAC, gli industriali aggiungono lo scalo, è una risorsa. SOS dal Parco Virgiliano, noi tra rifiuti, erbacce, transenne e giostre rotte, residenti, turisti e frequentatori denunciano lo stato di degrado, incuria generale. L'assessore Sant'Agata, in arrivo un master plan per Posillipo con interventi anche qui. 22 parchi a rischio manutenzione senza il progetto BROS, il caso. Sul tema aerei rumorosi, Jessica Manfredi, pericolo infondato che crea allarme. Una commissione dal 2003 controlla l'inquinamento, il 98% delle compagnie rispetta le procedure, ci sono meno voli e più passeggeri. Ma il PD, subito gli ultimi dati ARPAC, lo scalo è una risorsa, aggiungono gli industriali.
Sotto passo di Piazza Municipio aperte altre due uscite pedonali. Da ieri il tunnel collega il piazzale Angioino a via Medina e San Giacomo, in aggiunta a quello di via De Pretis, installata la segnaletica con i percorsi, i turisti. Opera suggestiva. I clandestini di Castel Volturno saranno espulsi. Il ministro dell'Interno nel Casertano, il piano di piante dosi nel territorio che conta oltre 10.000 immigrati irregolari, giù anche le case abusive oggetto di provvedimenti della magistratura. In arrivo rinforzi, almeno 80 agenti in tutta la provincia. Basta con la propaganda, il governo deve dare lavoro e combattere il caporalato. La polemica Antonelli Tam Tam Basket: tra i miei ragazzi c'è chi va a scuola ma i genitori sono irregolari, li volete mandare via? Associazioni: favorire l'emersione. Taglio fondi PNRR, il PD accusa il governo, scelta scellerata, scippo ai danni del Sud. I Dem campani si mobilitano, Sarracino deve essere una battaglia comune tra tutte le opposizioni. Si tratta di opere già messe a gara dai sindaci, conferma Misiani, Casillo un furto al mezzogiorno, Rai all'esecutivo deve tornare sui suoi passi. Il retroscena De Luca Junior con Schlein, clima di dialogo per il congresso. Le condizioni sono diverse da quelle di una settimana fa. Mio padre e l'inchiesta sulle smart card, parliamo d'altro. Caivano, Parco Verde, si consentiva ai criminali di non pagare il fitto. La sentenza della Corte dei Conti condanna 6 tra ex dirigenti e amministratori per non aver riscosso i canoni degli alloggi popolari. Danno da 1 milione. A Battipaglia si getta in mare per salvare i figli e muore. Tragedia. Sulla spiaggia libera un 49enne si è accorto che i suoi due bambini erano in difficoltà e si è tuffato, li ha salvati, ma lo sforzo è stato fatale. Il calcio, Osimhen e Zielinski, sirene di addio, ora la rabbia tenta i due campioni. I dubbi dell'attaccante per l'ingaggio monstre, il centrocampista apre al trasferimento, il club va all'assalto di Gabri Veiga del Celta Vigo. Andiamo anche con la prima di cronache di Napoli, clan Esposito diviso tra padre e figlio, le scelte del boss non condivise da Massimiliano Junior, una nuova faida all'orizzonte. La famiglia criminale di Bagnoli, espressione dell'alleanza di Secondigliano, è spaccata in due anime, i seguaci di Oscognato e quelli del Rampollo. A Napoli, agosto, fra aggressioni e proteste per il 118, i medici sono in fuga e le ambulanze sguarnite. L'SOS del dottor Giuseppe Galano: servono incentivi, l'emergenza è in difficoltà e non mancano falsi allarmi e scherzi telefonici. Saviano, bocciato nei sondaggi al 60%, sta bene fuori dalla RAI. A ottobre in aula per plagio, attacchi in arrivo. Crivellata l'auto del capoclan Gallucci a Casalnuovo, piombo contro la Fiat di Giancarlo, centrata anche un'altra vettura. L'ipotesi: attacco dei Rea a Veneruso. Documenti falsi per incassare assegni, sgominata la gang, 4 arresti, sono di Napoli e di Circola, spedite ai domiciliari, coinvolto pure un banchiere. Il calcio, si mena in Arabia Saudita, nodi De Laurentiis, ma il rinnovo non c'è ancora. Veiga per il dopo Zielinski, il Napoli non vende il cannoniere. Ieri il bomber di nuovo in gruppo in Abruzzo, nella lista anche Cop Mainers e Lo Celso. Da Napoli a Caserta, PNRR tagli per 16 milioni di euro. Natale, ora non sappiamo come pagare i lavori già affidati, rischio dissesto per il municipio, l'appello del sindaco al governo dopo la rimodulazione dei finanziamenti, in pericolo i progetti sui beni confiscati alla Camorra. Da Caserta il ministro Piantedosi promette 80 agenti in più, linea dura sugli immigrati, gli irregolari vanno espulsi. Presente anche il capo della polizia Pisani, la doppia tappa del capo del Viminale, prima a Castel Volturno, poi a Cellole. Da Maddaloni, coltello alla gola, rapinato dell'incasso, il raid nella sala slot di via Forche Caudine, il bandito solitario è riuscito a farsi consegnare circa 2.000 euro. A Casa Pesenna, inchiesta Medea, mafia e appalti, l'imprenditore Pino Fontana lascia il carcere, ha trascorso 8 anni di galera in Sardegna. Le cronache da Salerno, taxi, bene l'aumento del parco mezzi per Salerno, ma servono altre soluzioni. L'intervista a Gaetano Ricco, iniziativa della famiglia, intitolare una strada di Salerno al professor Giulio Boiano.
L'intervento, incontro riservato tra De Luca con il consigliere regionale Sommese e Calenda per le regionali, solita tattica per farsi corteggiare dal PD. Le pagine interne intitolare una strada di Salerno al professor Giulio Boiano, gli studenti in queste ore stanno tirando fuori i loro ricordi legati al docente. La petizione lanciata sulla piattaforma change.org dai figli Giulio, Lucio e Giancarlo, oltre 200 firme in poche ore. Petizione procede a gonfie vele, grazie a tutti e vi chiedo ancora di aiutarci. Taxi, bene l'aumento del parco mezzi per Salerno, ma servono altre soluzioni. Gaetano Ricco, tassista e presidente della COTASA, Radio Taxi Salerno, ha già presentato alcune proposte. Taxi dinanzi le discoteche, idea folle, si lancia così un messaggio sbagliato. Ricco ha chiesto alla Regione tavolo per discutere dell'aeroporto. TPL, iniziative valide contro aggressioni ai dipendenti del trasporto pubblico nel Salernitano. La CISL provinciale e la FIT CISL lanciano un appello. Domani in prefettura è il primo tavolo convocato dal prefetto Russo. Dal report di Segugio.it emerge che le imprese assicurative in crisi prezzi più 21%. Nel 2022, evidenzia il portale, ritorno alla normale circolazione ha portato a un aumento del numero di incidenti. Via San Leonardo al Civico 9 c'è degrado e incuria, la denuncia arriva dal capogruppo di Forza Italia Roberto Celano. Le carceri campane e piazze di spaccio, il segretario generale del sindacato Polizia Penitenziaria Aldo Di Giacomo, girano 3 kg di droga ogni settimana, un giro che vede i familiari dei detenuti fare entrare la droga o pagare i clan. La situazione resta fuori controllo ormai ovunque, disordini anche a Salerno. PNRR, esponenti del PD a Napoli ieri per protestare contro la decisione del governo. In Campania ci sono 13.489 progetti per un totale di 15,4 miliardi. A Salerno 3.374 progetti per 1,7 miliardi di euro. La prima della città annega in mare per salvare la sua famiglia. La tragedia in una spiaggia libera di Battipaglia, il Corriere Angrese Giordano ha visto i propri figli in difficoltà fra le onde, la moglie e i ragazzi sono sopravvissuti grazie agli operatori dei lidi vicini, lui non ce l'ha fatta, era il primo giorno di ferie. E a Eboli, giovane bagnino ricoverato in rianimazione, aveva soccorso 2 persone. A Pagani, violenza shock su 3 donne, scatta la caccia agli aggressori. Cava dei Tirreni, genitori custodi salvano i giochi dai baby bulli. Agropoli, litiga col figlio e poi gli spara, fermato 70enne. Le inchieste a Ponte Cagnano Faiano, il delitto di Marzia, minore a processo, fu premeditato. Da Salerno il ladro di liquori preso dopo 15 colpi. Ad Ascea, erosione costiera e mucillagine, SOS dal Cilento. Da Salerno tilt traghetti e bus, turisti appiedati, veleni su De Luca. Il mercato della Salernitana, la Juventus si fa desiderare, pressing per i talenti bianconeri, verde è pronto a dire sì. Verso la Roma, all'Olimpico trasferta senza limiti per i tifosi per l'esordio in campionato. E andiamo anche sul nostro sito www.ottopagine.it, giustizia per Bembo, da Mercogliano ad Avellino, la marcia silenziosa dei 400. Dopo la scarcerazione dei presunti assassini, la manifestazione di protesta fino al tribunale. Almeno 400 persone, forse di più, ragazzi, famiglie con bambini, in tanti indossavano la maglietta con il numero 11 con su scritto Bembone, hanno marciato silenziosi e compatti da Mercogliano al tribunale di Avellino per chiedere giustizia. In testa al corteo la foto di Roberto Bembo, tragicamente accoltellato la notte di Capodanno a Torrette di Mercogliano. I genitori e quanti lo hanno conosciuto e amato chiedono giustizia. In prima, San Martino Valle Caudina, auto sulla volante al rave party, 2 poliziotti in ospedale, sono stati portati al rum 2 agenti di 31 e 46 anni. Nel dettaglio, migliorano le condizioni dei 2 poliziotti finiti in ospedale l'altra sera in codice rosso dopo essere stati tamponati mentre erano al lavoro a bordo della loro auto di servizio a San Martino Valle Caudina sul monte Mafariello. I 2 agenti di 31 e 46 anni stavano effettuando controlli in località Serra del Duca dove era in corso un mega raduno musicale quando un 51enne a bordo di un'auto ha tamponato la vettura della polizia.
Mugnano del Cardinale, la tragedia di Samuel, morto a 32 anni in moto sulla provinciale. Ieri mattina il tragico impatto. Aveva solo 32 anni Samuel del Sorbo, centauro originario di Capodrise, in provincia di Caserta, morto in un incidente stradale avvenuto nella mattina del 6 agosto a Mugnano del Cardinale, in provincia di Avellino. Il giovane era in sella alla sua moto quando si è scontrato con un trattore. Doveva essere una domenica di gioia in moto, una gita tra amici in direzione di Monteforte Irpino. Samuel viaggiava in compagnia di amici quando, per cause da accertare, è rimasto vittima del tragico impatto. Impatto violentissimo e fatale per il 32enne. Samuel era un tecnico informatico per assicurazioni generali a Napoli e svolgeva attività di consulenza. Le pagine interne dal capoluogo di regione Napoli, il PD unito contro i tagli del PNRR, è un altro scippo ai danni del Sud. Il commissario Misiani insieme a Saracino e Piero De Luca annuncia la mobilitazione. Webcam nella stanza della figlia omosessuale. Lei denuncia padre adottivo, la storia di Rebecca. Un supplemento di indagine è stato chiesto dal GIP di Napoli nei confronti di un uomo, padre adottivo di una ragazza ora maggiorenne, che dopo aver scoperto l'omosessualità della figlia ha installato una telecamera nella stanza della ragazza per spiarla. Dopo 12 anni vissuti in un orfanotrofio in Lituania, Rebecca, nome di fantasia, ha iniziato una nuova vita in Italia dopo essere stata adottata con una sorellina da una coppia napoletana. Da Salerno muore in mare per salvare i figli, angri in lacrime per Francesco Giordano. La tragedia si è consumata in località Lago, a Battipaglia. Il dolore del sindaco Cosimo Ferraioli. La forza dirompente del mare non ha lasciato scampo a Francesco Giordano, 49enne di Angri, che in mattinata, ieri intorno a mezzogiorno, ha perso la vita a Battipaglia. L'uomo, secondo quanto raccontato da alcuni presenti, si è tuffato in acqua dopo aver visto i figli in difficoltà, ma il mare agitato non gli ha lasciato scampo. La tragedia si è consumata su una spiaggia libera in località Lago. Il 49enne, che da anni vive fuori regione per motivi di lavoro, era tornato nell'agro per le vacanze estive. Era arrivato sul litorale della città della Piana della Sele con la sua famiglia, ma quella che doveva essere una giornata di relax si è improvvisamente tramutata in tragedia. Non è chiaro al momento se Giordano sia stato stroncato da un malore dopo essersi tuffato in acqua o se sia stato inghiottito dalle onde. Ancora Salerno, caos trasporti in costiera, appello dei sindacati, serve intervento risolutivo, turisti a piedi a causa della carenza di mezzi, le reazioni di Cammarano e Iannone. Ad Avellino, altre notizie, Michele Zarrillo incanta Picarelli, festa, gioia autentica per tutti, il sindaco, canzoni d'amore, successi intramontabili, grande magia. Un'altra serata di eccezionale partecipazione, autentica gioia nel segno di un Summer Festival che sta battendo ogni record di gradimento, aggiunge il primo cittadino. È la dimostrazione concreta che la nostra programmazione abbraccia tutti i gusti e tutte le età, riuscendo davvero a unire l'intera comunità all'insegna della migliore musica e di una ritrovata felicità. Da Benevento, per non farsi mancare nulla, dopo i cinghiali e i topi, ecco le volpi. È accaduto in un condominio di via Rossi, teatro dell'avvistamento di due esemplari arrivati chissà da dove, che avendo evidentemente trovato aperto l'accesso si sono infilati in un condominio. In particolare, secondo una prima ricostruzione, nel corridoio sul quale insistono gli appartamenti, che hanno ripetutamente percorso in tutte e due le direzioni, anche arrampicandosi fino all'altezza delle finestre alla ricerca della via d'uscita. Un andirivieni nel corso del quale hanno danneggiato alcune fioriere che ha lasciato di stucco, non senza un pizzico di comprensione e timore, un paio di residenti che, richiamati dai rumori, hanno dovuto fare i conti con la presenza dei graziosi animali. Un'ultima notizia da Caserta, torna dal permesso premio e si porta la droga in carcere, è scoperto, ormai la sicurezza nelle carceri è allo sbando. Dopo un permesso premio torna in carcere con 300 grammi di droga nascosta nelle parti intime. È successo ieri nel carcere casertano di Carino, a renderlo noto l'episodio USPP. Ed è tutto per la rassegna stampa. Ringrazio in regia Aldo Fenizia. Restate con noi, restate su 8 Channel.